Vediamo a quali risultati sono giunti i nostri esperti interessati a dialogare con le piante e registrarne la sensibilità. Il gruppo tecnico ha studiato e realizzato apparecchi sempre più perfezionati che consentono di apprezzare anche le reazioni più deboli di questi vegetali, reazioni che sono state visualizzate sull'oscilloscopio e che sono state rese udibili con opportune apparecchiature. Abbiamo così potuto registrare la voce delle piante. Prima di applicare i sensori, che sono stati realizzati con una comune pinza da biancheria ammorbidita alle estremità da due feltrini, la nostra amica stende alcune gocce di una sostanza capace di aumentare la conduttività delle foglie. In questo momento viene detto alla signora, seduta accanto alla pianta, di tagliarle una foglia. La cosa non è molto gradita. La pianta si spaventa e sviene, letteralmente. Sentire e anche osservare sull'oscilloscopio. La forma d'onda che visualizza il suono emesso è notevolmente cambiata. Dopo il rinvenimento della pianta, la signora taglia un pezzo di foglia e la pianta sviene di nuovo. Sull'oscilloscopio la forma d'onda si riduce ad una linea retta ed il suono emesso è abbastanza significativo.